Questo, i piomati, perché leggerli, per come leggerli, è un mio tentativo, spero mite, non arrogante, di far amare la letteratura. Ora, so bene che è difficile far amare qualcosa, però si può sempre invitare ad amare qualcosa, e la letteratura credo che sia una creatura degna di essere amata. È un libro che ho scritto, che avevo concepito da tempo, ma che ho scritto soprattutto da quando esistono i miei due nipoti Lorenzo e Giovanni, ed è un libro articolato in tre punti. Il primo punto è il gusto, il senso della lettura. Il secondo punto è una riflessione di taglio, di tipo più saggistico sulla letteratura, e il terzo è un invito, direi fondamentalmente didattico, ad accostarsi alla poesia, un invito che mi viene soprattutto dalla pratica di insegnante, di docente, anche di poesia, e che quindi mi viene o mi è stato regalato, si può dire, dall'attività didattica, dall'incontro con i miei allievi. Il titolo I più amati è stato un titolo molto sofferto, che mi è stato regalato da Sebastiano Vassalli, ed è un titolo che a mia volta amo molto, perché è un titolo che invita a vivere il rapporto con i libri come un dato non soltanto positivo della vita, ma che a sua volta costringe, obbliga, spinge alla speranza e al sogno, di cui tutto sommato in tempo di disillusioni profonde credo che abbiamo bisogno. Ne abbiamo avuto bisogno sempre, io credo che a maggior ragione oggi ne abbiamo bisogno, e questo libro in definitiva porta il suo piccolo contributo, un piccolo corso d'acqua al vantaggio del vivere meglio e del vivere, dello stare insieme.